Beretto in cantina, buongiorno, io sono Matilde Poggi, azienda agricola Le Fraghe e la manifestazione Chiaretto in cantina è partita ieri, sabato 22 maggio e proseguirà oggi, domenica 23. È stata una bellissima occasione per far conoscere il nostro Chiaretto di Bardolino che è la principale denominazione di vini rosa in Italia. L'azienda Le Fraghe ha 30 ettari di vigneto situati nei comuni di Affi, Cavaglion Veronese e Rivoli. Siamo in conduzione biologica certificata dal 2009. Nei nostri vigneti abbiamo principalmente le uve del Bardolino, quindi Corvina e Rondinella, e come uve bianca abbiamo Garganega. Il chiaretto che io produco, che è il chiaretto di Bardolino è Rodon, Rodon vuol dire rosa in greco antico, viene prodotto con 80% Corvina, 20% Rondinella e viene fatto principalmente col metodo del salasso, quindi lo lascio a contatto con le bucce per sole 6 ore per ottenere questo colore che è veramente delicato. Siamo nell'azienda agricola Cabutura, è una piccola azienda sulle colline di Bardolino, un'azienda tra virgolette anche storica, di piccoli produttori di una famiglia Andreoli. Qua i nostri genitori e il nonno soprattutto ha comprato qua nel 1939 e il mio papà e zio hanno proseguito con la coltivazione sia della vite che dell'olivo. E nel 1990 come azienda agricola Cabutura abbiamo prodotto le prime 3.000 bottiglie di Bardolino classico, poi dopo con il passare degli anni abbiamo sviluppato diciamo altri vini, soprattutto il chiaretto spumante e il Bardolino superiore e arriviamo adesso circa a 60.000 bottiglie con varie tipologie di vitini di nostra produzione. I nostri prodotti di punta è il Bardolino chiaretto e il chiaretto spumante, ma anche il Bardolino classico e anche il Bardolino superiore. Oggi qua nella nostra cantina e nel nostro punto vendita dove faremo assaggiare il Bardolino chiaretto e lo accompagniamo con il lavarello del lago di Garda. Chiaretto in cantina, io sono Graziano Lorenzini il titolare. Ecco, con questo chiaretto che viene pressato e tenuto con le bucce solo 6 ore per rendere il colore rosato e poi con le bucce del chiaretto, con le binacce del chiaretto si fa una nuova potatura, si pigia per fare un Bardolino fantastico. Qui a Garda Natura la bellezza è anche quello proprio di avere un atteggiamento familiare sia con gli ospiti e con chi viene a trovarci, perché siamo una famiglia, quindi siamo proprio qui a lavorare con mia moglie e poi c'è mio figlio che ha fatto la scuola alberghiera di cuoco, ha fatto esperienze in vari alberghi a 5 stelle e adesso ha deciso di stare con noi e è lui che prepara i piatti della nostra azienda agricola, del nostro agriturismo. Sono Giovanni di Garda Natura, questa sera per i nostri ospiti ho preparato uno spaghetto tris con le nostre tre salse, con dell'olio d'oliva naturale, con del pesto di basilico e la nostra passata di pomodoro. Come altro piatto ho preparato dei tortelloni alla carbonara con un ripieno di giallo d'uovo, parmigiano e panna servita con la pancetta croccante. Thank you.
Buongiorno, allora oggi siamo qui a festeggiare il Chiaretto in cantina con l'occasione. Io sono Stefano Argenton, responsabile commerciale Italia del gruppo Vitivis, di cui Cantina di Castelnuovo fa parte. Oggi presenteremo le nostre versioni del Bardolino, che noi lo facciamo in tre versioni, quello nero classico, rosso, però qua presentiamo il rosato in due versioni, versione ferma e versione spumantizzata. Il gruppo Vitivis è un gruppo che è nato nel 2015, raggruppa quattro cantine, tre in provincia di Vicenza e una in provincia di Verona, dove ci troviamo oggi, che è la cantina di Castelnuovo del Garda. Siamo nella zona tipica di produzione del Bardolino, nonché del Lugana e del Custozza. Chiaretto in cantina, sono Erika Marchesini dell'azienda agricola Marchesini Marcello alla Zise sul lago di Garda. Per questo evento, per il primo evento dell'estate 2021, abbiamo pensato di proporre i nostri chiaretto abbinati alla pizza, a tre versioni della pizza, la classica margherita con l'olio d'oliva, una margherita della verità con la base di carbone, una focaccia con mortadella e stracciatella e una pizza invece con stracciatella e cipolla e speck. Questi tre chiaretti sono prodotti con le nostre tre uve autoctone, la Corvina, la Rondinella e la Molinara. Sono vini appunto che sanno parlare di questo territorio, delle colline moreniche del Garda. Sono vini molto minerali, molto freschi e fruttati. E ognuno ha delle caratteristiche diverse. Lo spumante fa emergere in particolar modo la sua mineralità, la sua salinità. Il chiaretto tradizionale invece è più di facile beva, è più delicato, mentre Coraline è un chiaretto molto intenso, un chiaretto aromatico che bene si presta all'invecchiamento.